Il problema della plastica e materiali plastici che finiscono nei nostri mari sta diventando drammatico. Quasi anche oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno nei mari del mondo. Il Mediterraneo è una grande zona di accumulo di questi rifiuti. Intanto è un'emergenza come tipo di inquinante, nel senso che non è l'inquinante classico, cioè sostanza di sciolto, ma è un materiale di piccole dimensioni. Le sue piccole dimensioni sono quello che ci preoccupa. La nostra preoccupazione è che queste dimensioni da micro possono tendere sempre a essere più piccole, quindi diventare nanoplastiche. In questo caso l'impatto che adesso c'è già, ma che è abbastanza contenuto, perché queste microplastiche quando i pesci le mangiano rimangono nell'intestino, la nostra preoccupazione è che se queste microplastiche si ridurranno ulteriormente, arriveranno a livello di nanometri, quindi nanoplastiche, ci possono essere dei problemi che in questo momento ancora non conosciamo. L'Italia e il ministro Galletti hanno una grande opportunità di intervenire per risolvere il problema alla fonte. Riciclare non basta, è fondamentale ridurre la produzione alla fonte. L'idea anche di questo tour è capire che noi non possiamo continuare a trattare il nostro mare ancora nella stessa vecchia maniera, che è pericolosa. Stiamo parlando di 50.000 miliardi di pezzi di plastica in mare. Praticamente, in uno studio di 5 anni, il 40% delle tartarughe marine aveva plastica da qualche parte. Noi stessi possiamo fare qualcosa come cittadini, sicuramente non buttando la plastica a terra, ma anche cominciando anche noi a non utilizzare più questo tipo di prodotti. Stiamo poi raccogliendo dati scientifici insieme a tanti importanti istituti di ricerca, perché il problema va ancora analizzato e studiato. E ciò che vediamo nella superficie del mare ad occhio nudo in realtà rappresenta solo la punta dell'iceberg, perché gran parte della plastica che finisce nei mari è microplastica, invisibile all'occhio umano, finisce nei fondali marini, entra all'interno della catena alimentare perché viene ingerita dai pesci e quindi di fatto finisce nei nostri piatti. Vogliamo aiutare la ricerca e faremo tanti campionamenti, tante attività per raccogliere dati e capire meglio il problema.